Sono sceso di semitono in semitono dalla nota scritta Fa diesis sei fino alla nota scritta Do sei. Questo per quanto riguarda la notazione scritta. Ma ricordando che il sassofono soprano è intonato in Si bemolle, dobbiamo considerare che ad ogni nota scritta corrisponde un suono reale più basso di due semitoni. Quindi in realtà noi per quanto riguarda i suoni reali siamo partiti dalla nota Mi 6 fino a scendere di semitono in semitono fino al suono reale della nota Si bemolle 5 corrispondente alla nota scritta Do 6 che è la nota di riferimento quando si deve considerare la trasposizione negli strumenti che sono intonati in Si bemolle, così come in un altro modo, in Mi bemolle o in Fa. Va bene, il riferimento è sempre alla nota scritta Do. Alla nota scritta Do corrisponde invece il suono reale della nota in cui è intonato lo strumento. In questo caso, ripeto, essendo il sax soprano intonato in Si bemolle, alla nota scritta Do corrisponde il suono reale della nota Si bemolle. Grazie per l'attenzione, al prossimo video.